Io sono Simona Antonacci, mi occupo delle collezioni di fotografia che si trovano nella collezione del Maxi Architettura. Vi porto i saluti di Margherita Cuccione, che è direttore del Maxi Architettura, che non può essere presente oggi, e introduco molto brevemente questa speriamo conversazione anche con voi. Il lavoro Corpi di Reato, come probabilmente sapete, è inserito all'interno della mostra Extraordinary Visions. Non so se l'avete vista, spero di sì, quindi spero un po' a conoscere questo lavoro. È una mostra che abbiamo inaugurato in occasione del 70° anniversario della nascita della Repubblica Italiana ed è dedicata proprio a questa celebrazione. Come immaginate, non è facile pensare di raccontare un paese in una mostra. Abbiamo tentato di farlo, e questo anche per spiegare perché in mostra c'è il lavoro Corpi di Reato, abbiamo tentato di farlo diciamo raccontando per nuclei gli aspetti diversi dell'Italia, quindi la sua identità culturale, e il paesaggio, e la sua comunità, la comunità del lavoro, e poi la res pubblica, quindi lo spazio delle istituzioni e lo spazio del pubblico. Proprio all'interno di questa parte della mostra è inserito il progetto Corpi di Reato. È importante sottolineare il fatto che la mostra utilizza e anzi tenta di valorizzare proprio le collezioni di fotografia del Maxi, che si trovano sia all'interno della collezione di arte, come le fotografie di Mulas che trovate in mostra, sia all'interno di questa, della collezione di fotografia del Maxi Architettura, che è stata, diciamo, sono opere acquisite nel corso degli ultimi 14 anni, a partire dal 2002, grazie a progetti di committenza. Abbiamo chiesto a maggiori fotografi italiani, quelli diciamo che di cui ci parlava solo pochi giorni fa Roberta Valtorta, quindi quella generazione di fotografi di paesaggio italiani, di raccontare il presente dell'Italia. E dunque abbiamo questo nucleo di fotografie in collezione di autori come Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Guido Guidi, che hanno raccontato l'Italia, e quindi abbiamo utilizzato queste collezioni per, diciamo, come punto di partenza per la mostra. Volevamo però anche guardare un po' più al presente e, a un'indagine che potesse raccontare l'Italia appunto degli ultimi anni, e certamente Corpi di Reato è un lavoro di questo tipo. Lo abbiamo scelto, e devo dire che è entrato in collezione alla fine del 2015 questo lavoro, grazie al contributo degli amici del Maxi. Abbiamo scelto questo lavoro, questo corpus, proprio perché ci racconta l'Italia, ci racconta a nostro avviso il modo in cui l'Italia ci guarda. Sapete, il titolo della mostra è Extraordinary Visions, l'Italia ci guarda, perché in qualche modo questo lavoro mette in luce il modo in cui il paesaggio italiano, che loro raccontano con uno sguardo assolutamente documentario, neutrale, ci fa da specchio nel momento in cui guardiamo questi paesaggi, perché riusciamo a proiettare su questi diversi significati, diverse storie, anche diversi valori in qualche modo affettivi. E quindi io poi vorrò, diciamo, chiedervi, e spero che affrontiate questo tema, che significato ha per voi il fatto di avere un atteggiamento nei confronti del paesaggio così documentario, e in che modo, e se questo lo fa, si lega alla, appunto, proprio alla tradizione della lettura del paesaggio italiano. Un altro aspetto che spero affronterete, certamente sì, riguarda proprio il soggetto, e come scoprirete se non lo sapete, che è quello della mafia, una mafia liquida, interstiziale. La mafia effettivamente mi sembra sia una delle più dei fenomeni che più brillantemente ha saputo adeguarsi ad ogni diversa situazione nel corso della storia. Ha saputo nel corso del tempo adeguarsi ai modelli sociali, economici, civili, e dunque è un soggetto che particolarmente si presta a raccontare l'Italia e diversi rapporti di potere all'interno dello Stato italiano. Non è un caso che questo progetto sia inserito appunto nella sezione che riguarda le istituzioni,
perché le istituzioni spesso non riescono a stare al passo coi tempi, come invece in questo caso il fenomeno mafioso dimostra di stare. Ma la domanda, e spero poi ci siano anche domande dal pubblico per interagire con i nostri autori, la domanda forse di base che vorrei porvi per diciamo rompere il ghiaccio è in che modo voi avete organizzato questo lavoro a tre teste, sei mani, quattro mani, insomma, come nasce l'idea e come si lavora in una progettazione condivisa di questo tipo. Un altro degli aspetti che sicuramente emerge da questo lavoro è il fatto che non è chiaro, non c'è un autore unico, ma c'è un'autorialità condivisa, il che ci porta, essendo voi due fotografi e un principale, un curatore, insomma, anche fotografo, cioè, in questa natura identitaria mista, come in che modo questo vostro modo di lavorare, a mio avviso, mette in luce tutta la processualità che c'è dietro. Per dirla in modo semplice, una cosa che l'altra ha scoperto diciamo già negli anni 60, ma per la fotografia forse è più difficile, non è chi scatta ovviamente la fotografia l'autore, ma in questo caso ci portate a riflettere sul fatto che c'è una mente collettiva, un lavoro di gruppo, una progettazione di gruppo. E vi passo la parola. Mi sentite? Buonasera, innanzitutto grazie di essere venuti qui, grazie al Max per aver ospitato questo incontro e per aver incluso nella mostra Extraordinary Visions una parte del progetto Corpi di Reato che questa sera proviamo a raccontarvi un po' per esteso, perché il segmento che voi avete allestito nella mostra è come dire, un capitolo del lavoro che da una parte racconta diciamo lo spirito generale del lavoro, ma al tempo stesso è solo una piccola parte di tutto un progetto che il caso vuole è cominciato un po' più di 4 anni fa, e questa sera è un'occasione particolare per noi perché in realtà nel maggio del 2012 noi proprio in questa sala abbiamo fatto quello che è stato il primo incontro pubblico dove abbiamo parlato del progetto. All'epoca c'era soltanto una proiezione, un primo gruppo di viaggi che avevamo fatto di fotografie, non c'era nessuna stampa fotografica, non c'era ancora una mostra, e 4 anni dopo tornare qui è una sensazione molto forte per noi perché è passato molto tempo, il progetto è cresciuto molto. Dopo una prima mostra che abbiamo fatto pochi mesi dopo, nell'ottobre del 2012, all'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero dei Beni Culturali, il progetto è continuato, ha avuto questa cifra di work in progress che poi ha caratterizzato tante fasi del lavoro e è diventata una mostra molto più grande di quella che poi è stata la prima, che poco dopo l'incontro al Max abbiamo mostrato, e è diventato fra l'altro una mostra molto grande che non abbiamo ancora avuto diciamo l'opportunità di mostrare nella sua interezza in Italia, perché ha avuto delle tappe all'estero e ancora non è tornata diciamo dove è cominciata, e quindi l'incontro di questa sera 4 anni dopo è un po' un modo per ripercorrere il percorso di ricerca e di produzione che abbiamo portato avanti e per provare a raccontarvi il progetto che è diventato oggi rispetto a 4 anni fa, la mostra che è diventata oggi rispetto a quando eravamo qui, ancora non ce n'era neanche una. E la domanda che mi fa Simona sul lavoro di gruppo è un po' un punto di partenza opportuno per cominciare, perché noi siamo in tre ed è la molteplicità è un concetto abbastanza insolito in fotografia, perché siamo piuttosto abituati a ragionare sul singolo autore. Noi siamo diventati un gruppo un po' per un'esigenza piuttosto istintiva, senza renderci conto concettualmente bene perché, nel senso che ancora più di 4 anni fa, nel senso alla fine del 2011, cioè negli ultimi mesi del 2011, insomma,
abbiamo cominciato a ragionare di questo progetto, Tommaso e Alessandro hanno cominciato a ragionare insieme chiedendosi come si poteva fare un progetto di fotografia sulla mafia oggi, ripartendo da una tradizione fotografica sul tema della mafia molto forte nella fotografia italiana, che però, come dire, andava indietro un bel po' di anni rispetto a dove ci trovavamo, e l'andare indietro di un po' di anni era in parallelo sia da un punto di vista fotografico che da un punto di vista di evoluzione dei fenomeni mafiosi in senso letterale, insomma. Quindi abbiamo cominciato a ragionare e loro mi hanno proposto di unirmi al gruppo per provare a strutturare un progetto. E non sapevamo quasi nulla, perché per noi, come dire, studiare la mafia è stato il modo per strutturare il progetto e anche per renderci conto di cosa fosse. Ma in sostanza, man mano che facevamo delle ricerche preliminari, ci eravamo resi conto che sempre di più di quello che un po' tutti, diciamo, a sensazione abbiamo percepito, cioè che la mafia oggi è una realtà molto diversa rispetto a stagioni precedenti come gli anni 70, 80, 90, dove la presenza mafiosa si manifestava in delle modalità molto diverse rispetto a quelle di oggi, nel senso che soprattutto quelli della mia generazione, diciamo, da bambini hanno vissuto questi episodi di violenza eclatante, di presenza molto forte e con atti tanto violenti quanto simbolici. Quindi c'era una storia di scontro fra lo Stato e la mafia. Oggi, che appunto i fenomeni mafiosi non sono sui giornali, sulle prime pagine, come poteva essere fino a un po' di tempo fa, ci siamo chiesti come poter raccontare questa presenza così molto meno percepibile a livello immediato. Per cui è stato abbastanza istintivo il processo che ci ha portato a unirci, perché la sensazione era che il tema era un tema dispersivo, fatto di molti volti diversi e con una visibilità molto poco immediata, molto poco intuitiva. Per cui il problema era dare un'immagine, perché poi le fotografie sono immagini, quindi sono cose che si guardano, dare immagine a qualcosa che aveva un volto molto poco chiaro. Per cui istintivamente ci siamo resi conto che c'era un lavoro di contenimento, di dispersione da dover fare, di reperimento di storie, percezione di quelle che potevano le storie che potevano essere riraccontate fotograficamente, e creazione di una sorta di contenitore che le facesse stare tutte quante insieme. E in qualche modo la natura dei fenomeni mafiosi negli ultimi anni ci ha, man mano che ci rendiamo conto di cosa si trattava, ci ha istintivamente fatto capire che si trattava di un lavoro composito, fatto di lavori diversi, di studio, ricerca, e istintivamente quindi ci è venuto da fare un lavoro di squadra, per dividerci i compiti, per confrontare i punti di vista, per raccogliere il più possibile e confrontarci su come poterlo far diventare un lavoro fotografico. Il primo passo è stato dargli un titolo, che è quello che vedete qui, Corpi di reato, con un sottotitolo, un'archeologia visiva dei fenomeni mafiosi in Italia contemporanea, che un po' già, diciamo, riassume alcune linee che tuttora sono centrali in come il progetto si è evoluto. Archeologia visiva perché? Perché appunto questa realtà molto meno eclatante della mafia ci ha fatto pensare che quello su cui dovevamo lavorare era una forma di stratificazione, come una realtà di indagine archeologica, per cui dovevamo andare attraverso gli strati, scavare e trovare sotto i vari livelli che cosa potevamo portare alla luce. Italia contemporanea, proprio per fare una distinzione con il passato, che ci rimanda poi a quello che era un confronto con una tradizione anche semplicemente di tipo fotografico. E la tradizione di tipo semplicemente fotografico con la quale ci siamo confrontati nei primissimi passi di strutturazione del progetto è un'immagine da quella che vedete, che è una fotografia a Palermo negli anni 70 di Letizia Battaglia, dove viene mostrato un crimine appena commesso, fresco, con il sangue ancora a terra, la famiglia che piange il morto ammazzato. Quindi, diciamo, questa immagine riassume il lavoro di Letizia Battaglia in quegli anni
ma non solo il suo, e riassume anche lo spirito di quegli anni, nel senso di quelli che erano gli eventi, per cui ci troviamo di fronte a un passato che era un passato di una realtà di scontro tra lo Stato e la mafia, che era fatta di eventi eclatanti, di un qui ed ora molto forte, di una sequenza di accadimenti straordinari, per cui una documentazione in divenire che cercava di fermare tutti questi momenti così forti, così emblematici, così dolorosi. Mentre più studiavamo quello che era la mafia degli anni 2000, più ci rendiamo conto, sia per quello che abbiamo studiato noi, sia per quello che è stato scritto in questi anni, perché il tema della mafia liquida è un po' il tema di tutta la letteratura sulla mafia degli ultimi 10 anni e anche più, ci troviamo di fronte a una mafia tanto presente, tanto, come dire, radicata e potente, ma che si manifesta in modi completamente diversi, o meglio che forse non si manifesta, per cui abbiamo capito che dovevamo trovare un percorso completamente diverso di rappresentazione visiva, e un esempio, diciamo, abbastanza chiaro in opposizione a quella che era la tradizione fotografica e al passato dei fenomeni mafiosi è questa foto, che è una delle primissime foto del progetto. Voi qua non vedete nient'altro che una strada di un comune in provincia di Milano, con palazzi costruiti da poco, con due passanti che portano a spasso i cani. Questa normalità è un po' stato il punto di partenza per noi, insomma, per continuare a sviluppare questi temi dell'emersione dell'impercettibile, dell'invisibile. Una scena come questa, per esempio, in realtà è il luogo dove sono stati negli anni 90, credo, ritrovati dei bazooka che erano stati nascosti per fare un attentato a un procuratore di Milano. Quindi quando abbiamo letto questa storia abbiamo pensato, forse tutto questo, diciamo, dietro le quinte, questo accadere impercettibile è proprio quello su cui dobbiamo lavorare, nel senso la normalità apparente è forse il tema principale che dobbiamo sviscerare, e qui si è anche, diciamo, consolidata la certezza che il titolo, che all'inizio era un po' un titolo di lavoro, Corpi di Reato, che pensavamo che avremmo cambiato, ma poi è rimasto questo e non l'abbiamo più modificato. Corpi di Reato, a livello giuridico, in sostanza sta a rappresentare qualsiasi cosa sulla quale è stato commesso un crimine o con il quale è stato commesso un crimine, per cui questa natura ambivalente di strumento per perpetrare un crimine o di realtà che ha subito un crimine, questa doppia identità sovrapposta, ci siamo resi conto che esprimeva perfettamente quello che noi cercavamo e che si negava, insomma, alla visione immediata nel territorio italiano. Per cui questa immagine, che forse si presenta come il massimo, diciamo, dell'opposto che si può creare su una fotografia di questo tipo, nel senso che qua abbiamo una storia che nel momento in cui è accaduta, con l'atto commesso ancora visibile, passiamo a raccontare invece l'assoluta impercettibilità di qualcosa che accade non in un momento preciso, ma accade forse costantemente. Da un punto di vista strettamente fotografico c'è un antefatto, nel senso che il punto di partenza, proprio, diciamo, lo stimolo iniziale è venuto dalle prime fotografie che ha fatto da solo Tommaso nel 2008 addirittura, quindi diversi anni prima che ci parlassimo la prima volta, ed era una serie di immagini che lui aveva fatto in dei comuni commissariati per infiltrazione mafiosa in giro per l'Italia. Quindi Tommaso ha scelto di fotografare le sale consiliari vuote, perché quando viene dissolto un comune per infiltrazione mafiosa, viene commissariato, non c'è più il consiglio comunale, per cui non c'è più l'assemblea che si riunisce, per cui quello che resta è un'assemblea vuota, ed è stato un ulteriore stimolo centrale per l'inizio del lavoro, perché ci sembrava che in questa scena di una sala che nel suo arredamento, negli elementi che la componevano, esprimeva benissimo la rappresentanza sociale del potere politico eletto nell'arredamento, nelle sedie, nel tavolo, nel tenore del luogo, ma osservarla vuota era la migliore espressione a cui potevamo pensare di una sospensione della democrazia, di un
di una specie di interregno, di uno svuotamento in sostanza. Per cui ulteriore stimolo a mettere a fuoco quello che era poi il centro tematico del nostro lavoro, questo interrogarci sulla mafia come linea di ricerca fotografica, come qualcosa che crea un vuoto, piuttosto che una presenza ingombrante, crea un'assenza rumorosa, ma comunque un'assenza. E sempre da un punto di vista di fotografie, diciamo, che riassumono, se vogliamo, i nostri intenti tematici, concettuali, questa immagine, che fra l'altro è in mostra all'interno di Extraordinary Visions, è una parete di fascicoli processuali che si riferiscono al maxi processo dell'86-87, che poi è stato il primo grande processo portato avanti dallo Stato contro la mafia, e gli anni di Falcone e Borsellino, delle udienze di massa, delle gabbie con gli indagati, con gli imputati, un'epoca, diciamo, di guerra a viso aperto in sostanza. E questa foto per noi tuttora rimane una specie di copertina, simbolo del lavoro, perché questi fascicoli sono archiviati come diciamo monumento, perché sono all'interno di questo museo dell'antimafia che si trova a Corleone, e sono praticamente quasi una sorta di installazione artistica, perché quello che quando si va lì ci si trova di fronte è questa scaffalatura, e poi c'è un'altra scaffalatura a sinistra con altri fascicoli nel luogo in cui c'è questa parete che vedete, e sono tutti fascicoli del maxi processo. E la cosa paradossale, poi, diciamo, lo spunto è che a livello pratico questi fascicoli non sono stati archiviati in modo digitale, non hanno una catalogazione che permette al cittadino di consultarli, per cui sono delle scatole chiuse e inaccessibili, e quindi ci ha sempre colpito questa situazione di trovarsi di fronte a un riassunto, anzi non un riassunto, ma proprio la cronistoria di quello che è stato il maxi processo, perché se guardando la fotografia ingrandita voi potreste leggere tutti i nomi dei vari boss che sono stati processati, dei vari affiliati, cioè tutto un elenco di nomi, di anni, di date che riassumono tutti i protagonisti di quegli anni in sostanza. E averli di fronte con questo nome leggibile, con questa etichetta che dichiara quello che è il contenuto, ma al tempo stesso non poter effettivamente mettere le mani in quello che c'è all'interno, non poter effettivamente leggere che cosa c'è all'interno di questi faldoni, questa coesistenza di monumentalità dichiarata e al tempo stesso storia inaccessibile, è un po' la realtà che abbiamo trovato in tutti i luoghi che abbiamo visitato, cioè un luogo dove sappiamo che è successa una cosa, è proprio in quel posto, in quell'angolo di strada, ma non c'è più perché è successa 20 anni fa, oppure non c'è più perché il luogo è stato ricostruito, perché è stato demolito da un'esplosione di un attentato. Tutta una serie di sparizioni, di coperture che il tempo ha fatto, che ci riportano a questo concetto di archeologia che fa parte del titolo del lavoro. Per cui come cominciare a costruire un racconto fatto di storie diverse, di episodi, come costruire dei legami fra tutte le storie che noi abbiamo trovato, che riteniamo interessanti da raccogliere insieme. Abbiamo pensato, cominciamo dal paesaggio, cominciamo dai grandi luoghi, cominciamo da provare ad abbracciare il paesaggio con la fotografia, per cui cominciamo a inquadrare dei luoghi intesi quasi come delle icone, per cui per esempio questa scena che vedete è una veduta di Corleone, e Corleone ovviamente rappresenta una roccaforte di potere mafioso che non parla più della mafia di oggi, ma racconta un passato. Se voi visitate Corleone oggi, è chiaramente un luogo dove la mafia viene trattata quasi come un bizzarro patrimonio culturale, c'è il bar con tutte le foto del padrino, ci sono i tour dei luoghi storici fatti da associazioni antimafia, è un luogo dove le cose sono chiaramente cambiate, non è più la roccaforte dove i corleonesi asserragliati esercitavano il loro potere. E quindi fotografarlo oggi in questo modo, che è quasi il luogo, diciamo questa rocca che lo vedete è un po' uno scenario, se visitate Corleone, è inevitabile,
trovate di fronte, è come se fosse la cartolina del luogo, chiunque va a visitare Don Leone si troverà di fronte questa scena. Per cui abbiamo deciso di rifotografarlo e di forse come fare la cartolina di tutte le cartoline, un riassunto che rimandasse a quello che è l'immaginario collettivo su determinati luoghi del nostro paese. E un'altra preoccupazione era mettere in relazione il passato con il presente della storia che vogliamo raccontare, perché una serie di assi tematici che abbiamo cercato di organizzare tutto il tempo sono stati proprio il passato e il presente, ma anche la geografia italiana, il nord e il sud, questo provare a, come dire, spostare la localizzazione dei fenomeni mafiosi da un'idea, diciamo, antiquata di sud e spostarla a quello che è molto più adeguato a raccontare il presente, cioè una diffusione enorme nel nord Italia, nel centro Italia, quindi una distribuzione geografica molto meno chiara e comprensibile come pensare Sicilia, Calabria, Campania, in sostanza. Quindi c'è sia la geografia che la storia, e quindi uno dei primi nuclei, diciamo, di discorso fotografico, sia da un punto di vista di viaggi che sono stati fatti, sia da un punto di vista di allestimento delle mostre, è mettere in relazione il passato e il presente attraverso degli scenari analoghi. Per cui abbiamo fotografato Corleone come rocca del passato e San Marino come rocca del presente, per provare a mettere in relazione appunto questa forma di potere degli anni precedenti, fatta di violenza e di dominio territoriale, con questa forma molto più impalpabile e molto più contenibile, che è quella del riciclaggio del denaro, dei gruppi finanziari, del confondersi della presenza mafiosa all'interno del tessuto economico. Per cui due rocche, diciamo, altrettanto asserragliate, ma di tipo completamente diverso, sia geograficamente che storicamente. Ed è un lavoro che abbiamo fatto anche in mostra, nel senso che sono due foto che noi cerchiamo sempre di mettere in dialogo con le mostre che allestiamo, perché sono due foto che si nutrono l'una dell'altra, in sostanza, perché hanno questo soggetto simile, cioè una formazione rocciosa con una rocca sulla cima e un paesaggio che racconta la città circostante dietro. E nel momento in cui noi abbiamo cominciato a guardare il paesaggio da lontano, per provare a fare questo, preliminarmente per provare ad abbracciarlo, per provare a contenere questa dispersione guardando i territori come passo iniziale, poi il passaggio successivo è stato quello di provare a scendere a valle, a cominciare a guardare le cose un po' più da vicino. E quindi, per esempio, a San Marino, quello che è stato fatto è stato scendere giù, e Tommaso ed Alessandro, quando stavano lì, sono scesi in città praticamente, e quello che si sono trovati di fronte è stato quelle che sono le frontiere, in sostanza, di San Marino, perché San Marino è uno stato all'interno dello stato italiano, per cui è una strana, è una frontiera permeabile, ma al tempo stesso è una frontiera che determina uno stato con un altro. E trovarsi di fronte questi varchi, questi cancelli di accesso che dicono benvenuti nell'antica terra della libertà, aveva questa ironia involontaria che era irresistibile da fotografare, e al tempo stesso l'idea di una soglia percepibile, cioè il confine oltre il quale si entra in un altro territorio, era proprio quello che stavamo cercando, nel senso che queste fotografie delle soglie, delle frontiere di San Marino, letteralmente, di nuovo raccontano una tensione del lavoro e una problematica con cui ci siamo confrontati molte volte ampliandolo, e cioè un confine oltre il quale non comincia qualcos'altro di chiaro, ma più che altro, per il discorso che vi facevo dell'infiltrazione mafiosa che va in profondità e perde una sua riconoscibilità, affrontare il confine da un punto di vista di soglia oltre la quale si perde la percezione del fenomeno. Per cui il nostro ragionamento è stato: se oggi la mafia è grigia o liquida o bianca, i tanti modi in cui può essere stata chiamata, se
la presenza mafiosa è così tanto nutrita da un suo confondersi col tessuto economico di atti violenti e di territori reclamati in modo eclatante, allora forse fotograficamente il massimo che possiamo fare è raccontare oltre la soglia oltre la quale non si vede più, per cui suggerire il fatto che da lì in poi qualcosa succede attraverso un confine. E c'è anche il tentativo di provare a farlo coesistere in mostra, sia da un punto di vista di temi contrapposti, sia da un punto di vista di scelte allestitive, più semplicemente, perché poi anche se andate a guardare l'installazione di corpi di reato che è presente dentro la mostra Extraordinary Visions, vedrete che c'è un gruppo nutrito di fotografie piuttosto piccole che mostrano una serie di luoghi abbastanza anonimi, su cui torneremo più là, e poi subito accanto c'è una foto enorme, che è quella dei fascicoli. Per cui anche questo lavoro fra i diversi formati delle immagini, per provare a suggerire attraverso la dimensione della foto un messaggio diverso di quello che è il contenuto visivo della fotografia, per cui far coesistere la rocca di San Marino come simbolo di quel luogo con queste piccole foto che rappresentano i confini oltre il quale non sappiamo più cosa succede in sostanza. E l'ambiguità dei territori è una realtà che abbiamo esplorato in diversi altri modi, perché il primo, dopo questo, diciamo, discussione preliminare di guardare il territorio e cercare di contenerlo, ci siamo chiesti come si fa a raccontare la presenza mafiosa in base a quello, in base alla morfologia del territorio, in base alla qualità, proprio in base al modo in cui è stato costruito il paesaggio urbano. Per cui abbiamo cercato di raccogliere una serie di scene vedute che contenessero questa contraddizione in termini, per cui ad esempio Scampia, che è una realtà che visivamente tutti conosciamo, siamo tutti familiari con Scampia, abbiamo deciso di rirappresentarla per includerla nel lavoro e provare a far coesistere nella fotografia di Scampia questa ambiguità del paesaggio urbano, di un luogo che inizialmente è stato pensato come idea virtuosa di edilizia popolare, che poi si trasforma in un'icona del potere camorrista. Per cui questa ambiguità, questa doppia faccia di uno stesso luogo, provare a farla respirare in un'immagine fotografica, provare a di nuovo a realizzare una grande fotografia che permetta di guardare tutti i dettagli, che permetta allo sguardo del visitatore di navigare nelle tante informazioni contenute nella fotografia, per provare a confrontarsi con questa ambiguità. Da qui in poi vari percorsi abbiamo deciso di intraprendere, di cui uno dei primi è stato: andiamo a vedere i luoghi dove la mafia ha lasciato in un modo o nell'altro una ferita manifesta, un abuso chiaramente leggibile. Cioè, andiamo a vedere come il paesaggio è stato esplicitamente danneggiato dall'intervento mafioso e come questo danno, questa ferita, questo segno ancora è presente magari anni dopo che l'atto è stato compiuto. Quindi se fino adesso fondamentalmente abbiamo parlato di tutta una serie di immagini, diciamo, manifesto da un lato, che rappresentano diverse metodologie che abbiamo definito nel lavoro che abbiamo utilizzato nel progetto, e se dall'altro lato abbiamo visto una serie di immagini molto ampie che descrivono dei paesaggi appunto quasi come se fossero delle cartoline, anche se qua si tratta magari di paesaggi che presentano delle criticità come questo qui, dove però in realtà si tratta sempre quasi di teatri, cioè dei posti dove negli anni l'agire criminale si è svolto, ma fino adesso non abbiamo visto nessun fatto specifico. In tutta la sezione che adesso, insomma, tocca a me, andremo a vedere essenzialmente due parti del progetto che riguardano paesaggi dove sono successe delle cose. Quindi noi siamo andati in questo posto proprio sulla base di ricerche fatte, trovato un evento criminoso che era, insomma, utilizzabile nel progetto come per
descrivere un fenomeno più ampio, più diffuso, e dall'altro diciamo c'è una parte che riguarda di più dei fatti legati a, quindi di aggressione, per ritornare a quello del precedente, di aggressione al territorio, e poi invece una parte di più che riguarda la violenza subita magari da singole persone, da attività, o la violenza subita da persone che hanno provato a contrastare, ad agire criminale attraverso il proprio lavoro. Quindi, come diceva Fabio, qui partiamo da la violenza fondamentalmente subita dal territorio. Le storie che da questo momento in poi andremo a vedere, faccio un piccolo riassunto, cioè una piccola parentesi sulla pratica, perché così non andrò a ripetere di volta in volta. Fondamentalmente tutte queste storie riguardano un po' il ciclo del cemento, ossia un tipo di economia che hanno sviluppato i gruppi criminali da sud al nord, adattandola, come diceva Simona, nel tempo, e adattandola anche molto bene, questo spostamento geografico, che fondamentalmente però il gioco è sempre lo stesso: fondamentalmente per una fossa utilizzi materiali che hai tolto dalla fossa per fare delle costruzioni e quindi venderli, c'hai un buco, lo riempi di spazzatura, magari lo ritappi, poi la soluzione successiva può essere quella di andare a lasciare questa ferita, diciamo, esposta, oppure provare a costruirci un'economia ulteriore su questo pezzo di terreno, è quello che poi succede principalmente al nord. Qui siamo a Pizzosella, siamo al sud, siamo praticamente a Palermo, più bello, e diciamo la storia di questo posto è un attimo, è una speculazione edilizia, che è quella sulla collina, concessioni ottenute irregolarmente negli anni 70. Quando siamo andati lì, diciamo, abbiamo provato a cercare, muovendoci nel territorio, quale potesse essere la vista che riusciva a descrivere quello che era successo, anche proprio in termini visivamente nella fotografia, riuscire a far vedere quello che era avvenuto in passato. E abbiamo provato in prima battuta ad avvicinarci, però fondamentalmente quelle che venivano fuori erano delle immagini di delle case abbandonate. Sì, efficaci, però non davano, secondo me, conto di un processo più ampio, che era una speculazione edilizia che si muoveva, diciamo, da valle e saliva sulla collina. E quello che vediamo sulla collina è fondamentalmente poi il segno vero e proprio, la cicatrice visibile sul territorio lasciata dall'azione criminale. E diciamo che è un po' una cifra che caratterizza tutta la serie di fotografie che vedremo scattate nel sud Italia, dove qui appunto hai questo collegamento forte con quello che è accaduto a valle. Questa immagine invece fondamentalmente c'hai un vero e proprio corpo estraneo all'interno del paesaggio. Ci ha colpito quando abbiamo scattato e vista questa immagine, proprio perché guardandola hai proprio la sensazione di un'installazione, un po' come erano i faldoni, cioè un monumento all'incompiuto. Qui sono cadute due gallerie costruite con cemento depotenziato, sempre non dirò più, tutto quello che vedete ha sempre a che fare con la criminalità organizzata. Ed era interessante guardarle proprio anche con guardando queste sei colonne che ci sono, quasi riesci anche a prendere coscienza del tempo che è passato, perché piano piano il territorio circostante, la natura circostante si sta incominciando a riappropriare questo sgarro, di questa ferita. E quindi la visibilità in questi casi è manifesta, cioè è totale, tu hai un rapporto con quello che è successo, che è veramente percepibile, cosa che invece diventa più difficile da raccontare quando è da far vedere con un'immagine, quando hai a che fare per esempio con lo sversamento dei rifiuti. Lì le possibilità erano far vedere uno dei rifiuti o far vedere pezzo di terra abbandonato, con qualche rifiuto che spuntava sulla terra, ma insomma era difficile percepire poi proprio l'entità del danno fatto. E qui abbiamo ragionato un po'
in un modo diverso, cioè fondamentalmente provando a vedere se il vuoto di uscita, lo stato precedente riusciva a raccontare quello che era accaduto. Siamo a Trapani, in una zona di cave dove ci sono stati negli anni, infatti hanno messi da un cartello di Messina di Lara, una serie di sversamenti di rifiuti tossici, e fondamentalmente tutto quello che circonda questa zona sono pianure, sono buchi riempiti, e ci sembrava forse molto più interessante provare a far vedere l'altra parte, cioè il vuoto, la dimensione dello sversamento. C'è anche un problema proprio di dimensione, esatto. Ti interrompo, nel senso che intorno a questa cava che voi vedete ce ne sono molte altre, sono state riempite da rifiuti di vario genere, di cui non abbiamo mai la percezione di quanto vaste siano queste zone di territorio completamente riempite da una quantità non calcolabile di rifiuti, di materiale tossico, di qualunque genere. E quindi per noi era molto importante trovarne una, fondamentalmente della zona, l'unica che ancora non è stata riempita, che dà l'idea di che dimensioni stiamo parlando, di che tipo di ferita sul territorio stiamo parlando. Scusate, interrompevo, ma la dimensione della dimensione proprio credo che sia importante sottolineare. E appunto, proprio parlando di dimensioni, arriviamo poi a una delle dei problemi che abbiamo provato ad affrontare, che abbiamo provato a raccontare, è stata la Salerno Reggio Calabria, ossia il corpo di reato più grande d'Italia, cioè una zona vastissima, lunga 495 km, è stata inaugurata nel 74 ed è un po' un monumento al non finito, al non compiuto, e anche è stata un laboratorio importante per le associazioni mafiose appunto trovare equilibri, riuscire a gestire dei lavori così grandi, e diciamo qui riuscire a fare una foto che contenesse tutta l'autostrada era diciamo abbastanza utopico come obiettivo, e abbiamo utilizzato diverse strategie. Poi sono delle strategie che sono ritornate anche in altre occasioni, cercando di andare a guardare in qualche modo anche i reperti lasciati sul territorio dalla costruzione dell'autostrada. Qui questo è un viadotto anche abbastanza un'eccellenza dal punto di vista ingegneristico, perché ha dei record rispetto alla campata, ed era interessante per noi guardarlo, cercare di fotografarlo proprio evidenziando il segno lasciato sul paesaggio. Abbiamo cercato di fotografarlo limitando al minimo qualsiasi altra traccia di antropizzazione del territorio, cioè questo è quasi l'unico segno che possiamo guardare in questo paesaggio. È più o meno la stessa cosa che abbiamo fatto qui, un altro viadotto, sempre di un'eccellenza ingegneristica, oggi parzialmente abbattuto per dei problemi strutturali. E noi l'abbiamo fotografato, che era ancora integro, e lo stesso, cioè di nuovo questa sensazione di raccolta tra un paesaggio molto diffuso, molto ampio, ma quello che poi abbiamo fatto fotograficamente è provare a raccogliere un reperto di questa costruzione. Però ovviamente anche se le abbiamo definite eccellenze, c'è tutta una pratica che è sullo sfondo, che invece è fatta di appalti che sono pilotati, appalti che sono di costruzioni che vanno a rilento e c'è spreco di denaro perché appunto le intervengono nella costruzione, e quindi fondamentalmente dovevamo provare il modo anche di raccontare il controllo e i mezzi attraverso i quali l'azione criminale interveniva sulla società civile per condizionare e indirizzare l'azione. E quindi l'abbiamo fatto un po' allo stesso modo, cercando uno sguardo più ravvicinato, ossia su dei reperti molto molto più piccoli, che però magari raccontano e danno una misura della violenza subita dalle persone che hanno provato a interrompere questo meccanismo
vi leggo, magari non riuscite a leggere da lì, quanto prima sul tuo corpo ti arriveranno 40 coccia di pallettoni, così te ne andrai non di palmi ma di sulla terra. Fondamentalmente questa è una lettera di minaccia privata a Gaetano Saffioli. Gaetano Saffioli è un po' uno dei simboli dell'antimafia, un imprenditore calabrese che si è ribellato a questo meccanismo criminale. Lui è lavorato con Cocciamento e per noi è interessante quanto poi anche un reperto così piccolo riesce in relazione con delle immagini invece che raccontano proprio come cambia il paesaggio attraverso la costruzione dell'autostrada, come invece poi alla base di tutto comunque c'è un metodo che è fatto di minacce, di corruzione. E diciamo da questo punto in poi abbiamo incominciato a pensare che c'è un messaggio per me. Abbiamo incominciato a pensare che di rafforzare questa sensazione di reperto e di minacce arrivate via missiva. Questa è un'altra lettera arrivata a un imprenditore, a un cuoco calabrese che si era rifiutato di pagare il pizzo. La cosa molto forte dell'immagine che fondamentalmente è stata ricomposta su una pagina del Ministero della Salute, insomma, a rafforzare la minaccia. Ed è questa tecnica della serialità, abbiamo anche altre lettere di minacce che qui non vi facciamo vedere, però insomma rafforzare la sensazione di raccogliere dei reperti che indirizzano e descrivono l'agire criminale è stato uno degli elementi del lavoro. Altra tecnica, cioè parlando sempre di condizionamento del territorio, cioè, diciamo che con la Salerno Reggio Calabria c'era rimasta comunque la voglia di provare a descrivere come svolgeva l'azione criminale. E di nuovo la difficoltà di descrivere visivamente con un segno preciso come un clan modifica un appalto, gestisce male una costruzione di un ponte, era complicato. Abbiamo provato a farlo attraverso questo video che adesso vi faccio vedere, che è fondamentalmente girato seguendo un'indagine. Cominciamo a farlo, non c'è l'audio, non c'è il mio video. Queste sono praticamente 8 uscite della costata della Salerno del Reggio Calabria. I giudici hanno ricostruito in un'indagine praticamente come veniva spartito il territorio lungo l'autostrada, e avevano individuato delle uscite dell'autostrada ben precise, dove da uscita X a uscita Y gestiva questa famiglia e così via, andando da Normanno fino a Reggio Calabria. E noi praticamente ci siamo messi esattamente in corrispondenza di queste uscite e abbiamo girato questi video verticali. Questi video verticali, diciamo, un po' il video ricostruisce questa, o speriamo che contribuisce a dare questa immagine, diciamo, di cose che accadono contemporaneamente, perché insomma i fatti che succedono sulla Salerno Reggio Calabria non sono delle cose immediatamente identificabili e circoscritte nel tempo, è piuttosto una metodologia che si sviluppa da 40 anni a questa parte. Quindi il video un po' ricrea questa situazione di cose che accadono nello stesso momento. E allo stesso tempo è un modo anche per riabbracciare di nuovo un territorio molto esteso, e l'abbiamo cercato di dargli una continuità, sia appunto ricostruendo la strada e sia provando a ricostruire il paesaggio che c'è sullo sfondo. E diciamo, dalla invisibilità di questi confini, appunto io ve li racconto ma non sono immediatamente percepibili, ci muoviamo al nord, dove poi il tipo di invisibilità dello stesso modo di agire che abbiamo visto in tutte le volte precedenti è molto più complesso, perché quando leggiamo, troviamo l'inchiesta che ci interessa e andiamo poi a Lucinasco per scattare delle immagini di questa inchiesta, che fondamentalmente riguarda l'interramento dei rifiuti e costruzione di un edificio, e noi non ci troviamo di fronte a Scampia o una situazione
stesso un problema urbanistico e architettonico che hanno tutte le nuove centralità che crescono in periferia, però è una vista assolutamente banale, normale, una vista a cui siamo completamente abituati. E il fatto è che sotto questi palazzi appunto ci sono stati negli anni degli sversamenti di rifiuti di vario tipo e anche pericolosi, che è la stessa cosa che succede in un parchetto che è poco distante, dove appunto la vista è ancora più, c'è un parchetto giochi con una signora che porta in giro il cane, un bambino che gioca al parchetto, però quel parchetto poi diventa il segno preciso dello sversamento, cioè sotto a questa area verde c'è stato uno sversamento di rifiuti pericolosi. Quindi, cioè, di nuovo ritorna questo problema di limite oltre il quale noi non riusciamo più a descrivere, se non poi raccontando le storie che sono successe in questo posto. Però possiamo provare ad andare a guardare territori che in un periodo precedente hanno subito lo stesso tipo di atteggiamento e magari appunto non hanno avuto questo sanamento della ferita, questa ricostruzione, ma dove è ancora visibile il segno di quello che è accaduto, soprattutto in collegamento all'immagine precedente che abbiamo visto. C'è la faccia pulita, diciamo, dell'azienda che ha aiutato il clan nella costituzione. Si chiama Maurizio Duravi, è stato fondato nel 2010 per l'associazione mafiosa. Ha rilasciato un'intervista dove dice: per capire quello che noi negli anni abbiamo fatto su questo territorio dovete andare a guardare i 1000 buchi di cui abbiamo disseminato la Lombardia. E qua siamo ancora in Lombardia e fondamentalmente siamo in una discarica abusiva a Desio, che è stata di 30.000 metri quadri, che è stata chiusa. Quando siamo andati là, diciamo, la scena era quella solita di una discarica come quelle che avevamo visto a Trapani, insomma, dove era difficile poi andare a trovare un segno preciso. Però poi, quando abbiamo trovato questo buco, ci è sembrato necessario fotografarlo, anche in relazione a quello che avevamo detto dall'intervista di Murati. Anche perché rappresenta un po' una soglia oltre la quale per noi di nuovo è difficile poi andare a rappresentare quello che c'è sotto. Fondamentalmente nel buco poi erano un tipo di copertoni, amianto, ma era un buco piccolino, ma era una tecnica che era diffusa su tutta la zona. Ed è un po' la controparte visivamente di quello che abbiamo visto con i palazzi. E un'ulteriore tecnica è stata quella di provare a fotografare di nuovo delle parti più piccole, magari un territorio simbolicamente più forte rispetto allo sversamento dei rifiuti, più forte rispetto a Desio o alla Lombardia, perché questo è un campione di terra contaminata raccolto dai tecnici dell'ARPAC su un terreno contaminato nella terra dei fuochi. Siamo abituati a vedere, abbiamo insomma, ben radicato nella testa l'immagine della terra dei fuochi e però guardare invece un pezzo di terra in questo modo e poi esporlo, lui mostra, proviamo a ricostruire cose che sono successe in tempi diversi, in luoghi diversi, ma che hanno una dinamica e una metodologia che fondamentalmente poi è la stessa in tutti i tre posti. E quindi queste tre immagini assieme magari visivamente riescono a ricomporre un quadro della situazione, soprattutto quando poi noi andiamo ad arrivare con un testo, perché qui appunto piccola parentesi su come noi lavoriamo rispetto a questa cosa: tutte le fotografie che avete visto fino adesso sono accompagnate dai testi. Le didascalie, i testi di ogni foto sono composte da due parti, una didascalia molto secca che descrive fondamentalmente che cos'è e la posizione geografica e l'anno in cui è stata scattata l'immagine, e poi c'è una didascalia più estesa che racconta e dà gli elementi della storia che si sta guardando. In mostra cerchiamo di tenere i tempi di visione delle fotografie separati dalla scoperta delle storie che ci sono dietro a ogni fotografia. Ed è per questo che noi di solito poi raccogliamo questi, nella mostra, se guardate fondamentalmente le immagini sono completamente prive di testo, perché insomma si arriva alla mostra già condizionati da un titolo e un sottotitolo molto forte.
mente, e l'idea di arrivare invece a essere disorientati dalle immagini che invece ti portano a guardare il paesaggio e a non avere delle cose manifeste immediatamente evidenti, non lo so, per noi è un elemento di riflessione in più che riesce a portare il progetto, anche uno dei. E quindi di solito mettiamo dei pilevoli che stanno in dei punti in mezzo alla mostra e dove poi fondamentalmente puoi guardare tutte le storie. E per me è anche interessante poi avere la possibilità di portarsene a casa, di riguardare le immagini, di analizzare le storie e rivedere praticamente di nuovo il progetto in una luce completamente differente. Abbiamo visto fondamentalmente una serie di paesaggi che o in maniera in qualche caso hanno mostrato dei segni, in altri li hanno nascosti, però con un'evidenza che appunto certe volte si manifestava e altre volte no. Un discorso di questo tipo ci siamo chiesti come riuscire a farlo anche sulla violenza su delle persone. Diciamo che un primo tentativo è stato quello di coinvolgere delle persone che hanno subito violenza dalle mafie, oppure delle persone che sono morte perché o sono state attaccate perché appunto il loro lavoro metteva in crisi l'operato criminale. Però ogni volta che siamo tornati, diciamo, poi con delle facce a casa dal lavoro, abbiamo sempre avuto molti dubbi, proprio perché abbiamo provato a costruire un progetto che non dà dei punti di riferimento molto chiari, che non ti risponde con delle immagini didascaliche a delle aspettative che si hanno sul fenomeno mafioso. E mentre delle facce era una faccenda abbastanza critica, perché insomma queste distanze che noi da un lato cercavamo di accorciare, cercavamo di fare le immagini meno esotiche, meno distanti, più quotidiane, però poi quando c'avevi la faccia, diciamo, dell'eroe che resiste, dell'eroe che muore, dell'eroe che si impegna, si ricreava immediatamente forse una distanza. Perché se da un lato magari una generazione è cresciuta con gli esempi di Falcone e Borsellino o con gli esempi di giornalisti che sono impegnati e si impegnano una volta alla criminalità organizzata, un'altra parte della stessa generazione ha scaricato sulle spalle degli stessi eroi la responsabilità dell'agire. E quindi riportare queste facce significava di andare di nuovo in questa direzione, forse le cioè non lo so. Se posso dire solo una cosa veloce, la cosa è che noi cercavamo proprio di restituire la sensazione che abbiamo noi strutturando il progetto, cioè questo senso di freddezza, questo senso di difficoltà a dare un volto chiaro a quello che vediamo succedere. Ci siamo resi conto che fotograficamente delle storie personali trasformate in delle immagini di persone avrebbero, come dire, portato molto di più a creare dei confini fra bene e male, delle storie con una narrativa, diciamo, molto più obbligata, che avrebbe dato forse una morale anche oltre il nostro controllo. E forse volevamo far scontare, come dire, ai fruitori del progetto la sensazione di freddezza e di anaffettività, diciamo, della realtà dei fenomeni mafiosi oggi, dove è molto difficile trovare delle storie di eroi che riassumano la realtà di un fenomeno, ed è molto più una questione di raccontare quanto questo fenomeno prospera in un modo difficilmente percepibile. Per cui, per poter restituire la sensazione che avevamo noi da un punto di vista di ricerca e strutturazione del progetto, con tutto il tentativo che abbiamo fatto di cercare di introdurre le persone, i volti nel lavoro, sistematicamente poi questi volti uscivano, nel senso che non riuscivano a armonizzarsi con il resto dei lavori, forse proprio perché, come dire, volevamo che ogni immagine fosse una sorta di punto interrogativo che facesse. Volevamo suggerire un senso di scomodità, che era lo stesso che avevamo noi nel cercare di contenere queste storie, in sostanza. Quindi alla fine, più che concentrarci su appunto questa
l'unica presenza animale, una delle poche presenze animali, un po' usato per un'intimidazione, per un'intimidazione in, nel Caserta, no? Per uno che parlava. Abbiamo 18 minuti. No, in effetti cioè, esiste un po' un problema, nel senso che il nostro racconto è veramente molto complesso, molto variegato, molto fatto di mille cose. E ogni volta che noi ci troviamo a incontrarci con un pubblico per narrarlo, si pone il problema che noi prendiamo un po' troppo tempo se vogliamo fare in modo che questo incontro sia un incontro in cui anche cioè, ci siano delle domande da parte del pubblico. Però aspetta, parliamo un attimo della cosa che racconta qualcosa su quello che è. Sì, cioè, andiamo avanti allora. No, nel senso, il punto è questo. Saltiamo avanti, ma vi sortiamo anche in qualche modo ad iniziare una parte, visto che non rimane moltissimo tempo una parte di questo nostro incontro in cui ci parliamo. Cioè, fondamentalmente. Sì, diciamo, questa è una parte di cui. Riprendiamo. Da dove riprendiamo? No, io direi, cioè. Di sicuro ci fa piacere parlare di una parte del lavoro che è presente naturalmente all'interno della mostra che potete, che spero che alcuni di voi abbiano visto e se non l'avete visto naturalmente vi esortiamo a guardare. Noi ci siamo, come avete sentito, noi quello che ci teniamo in questo nostro incontro a comunicare è anche lo sforzo e il tentativo narrativo che noi abbiamo fatto. Noi siamo posti dei problemi per cercare di ricreare un'iconografia diversa delle mafie oggi in Italia e quindi abbiamo seguito varie strade e quello che stiamo facendo con voi oggi è quello di tentare di condividere con voi dei tentativi narrativi. Naturalmente quando abbiamo parlato di invisibilità, di difficoltà a superare dei limiti che sono dei confini che spesso non esistono, che si vedono, che esistono, cioè pensate alle immagini da Salerno Reggio Calabria, quelli sono dei confini che hanno un grandissimo valore economico, che hanno un grandissimo valore come punti, ma sono totalmente invisibili. E l'invisibilità è stato per noi uno dei temi sul quale abbiamo incentrato un bel pezzo del lavoro. Naturalmente quando si parla di invisibilità si parla anche di persone che si rendono invisibili in molti modi e come cioè per noi è stato naturalmente molto importante andare a vedere dove si rendono invisibili queste persone. In questo caso parliamo di Platì, parliamo di uno dei fulcri, dei centri del potere mafioso, dell'origine del potere mafioso dranghetista, e un'immagine come quella che vedete è un'immagine che riassume da una parte in termini estetici e simbolici il tipo di approccio fotografico che noi abbiamo, cioè di una semplicità, di una direttezza e anche grandissima pulizia in qualche modo che ci appartiene come modo di guardare, come modo di condividere uno sguardo, ma naturalmente pone delle questioni, nel senso che vedete questa immagine qui, che è un'immagine in cui si accenna a un confine, si accenna a un limite, si accenna a qualcosa che c'è oltre, ma di cui non si percepiscono bene quelle che sono poi quello che ci sarà dietro. Noi quello che ci sarà dietro siamo naturalmente andati a guardarlo e naturalmente queste sono immagini che raccontano di persone che si nascondono all'interno del proprio territorio, che si calano sotto le proprie case, che vivono in alcuni momenti della loro vita nascosti da. Qui parliamo sempre di Platì, parliamo sempre di dranghetisti che gestiscono e un potere enorme in termini economici, in termini di violenza, in termini di presenza sul territorio e vivono alcuni tratti della loro vita in questi luoghi dove è interessante anche vedere, cioè questo luogo qui che vedete adesso è un luogo che potrebbe essere ovunque, ma parliamo di un posto come questo e quindi cioè, siamo proprio nell'evento, cioè sottoterra, in un luogo nascosto dove noi siamo stati insieme a questo reparto specializzato dei carabinieri che si occupa di cercare i mafiosi nascosti. C'è tutta una narrazione anche della ricerca che adesso non vi racconto perché veramente se no, facciamo le 11, non le 8, ma veramente assolutamente interessante. Questo, dentro questo diciamo problema e questione dell'invisibilità, del nascondersi, noi abbiamo cercato di raccontarla andando a guardare come oggi in territori assolutamente diversi dalla Calabria, qui parliamo di Giussano, siamo a Monza, siamo vicino a Monza, in piena Brianza, siamo in luoghi dove vive la media borghesia operosa della Lombardia che
fino a poco tempo fa diceva che la mafia non esiste nel nord, e qui viveva, cioè, uno dei boss più importanti di 'Ndrangheta, parliamo di Stagno, in una delle, di questi territori veramente dove l'anonimato in termini di nascondiglio, in termini di sparire, di liquidità, di rendersi invisibile ha un suo valore. E questo, cioè, queste immagini che vedete adesso sono alcune delle immagini che potete vedere nella mostra, che è tutto un corpus del lavoro che poi che noi abbiamo chiamato Medium Surroundings, che fondamentalmente in cui noi ci siamo posti il problema di del punto di vista in qualche modo su un paesaggio, come lo vedevano e come lo vedono dei boss di mafia dalle loro case, dalle loro abitazioni. Abbiamo fatto un viaggio all'interno dell'Italia andando a guardare e anche per noi è stato allora guardare quello che vedono i boss di mafia da casa loro, quindi naturalmente parliamo di territori, di luoghi in cui spesso, cioè in un posto come questo la famiglia del mafioso ancora vive lì, non c'è il mafioso, ma la famiglia del mafioso ancora vive lì. Un posto come questo, che è Cinisi, è la casa di Tano Badalamenti, vediamo naturalmente una realtà totalmente diversa. È la Sicilia degli anni 60, è un paesaggio in qualche modo chiuso, opprimente, ma che racconta di un'Italia di un certo periodo storico, che racconta con le sue superfici di i muri sbrecciati, cioè ci riporta a un certo tipo di clima, a un certo tipo di iconografia rispetto a quello che noi in qualche modo immaginiamo della mafia. Ma quando noi abbiamo fatto questa immagine, sempre per tornare alla modalità del nostro lavoro, abbiamo immediatamente cercato di cercarne un'altra che fosse, come era successo precedentemente per Corleone e San Marino, che fosse per noi il corrispettivo contemporaneo di quell'immagine. Cioè Badalamenti è stato un capo storico di Cosa Nostra. Oggi i nuovi, tra virgolette, Badalamenti dove abitano, non sono più in questi territori, ma sono in questi territori. Qui siamo a Lecco, siamo in un posto dove anche le superfici raccontano qualcosa di diverso, dove non ci sono i muri sbrecciati, dove queste stesse superfici ci parlano di un'Italia che è completamente cambiata, e ci parlano anche di un approccio diverso. Cioè andare a guardare cosa vedono i mafiosi da casa loro ci parlano di un rapporto diverso col territorio, quanto è cambiato il loro rapporto col territorio. Cutolo negli anni 90 si compra un castello medicio ad Ottaviano, cioè la famiglia Cutolo acquista un castello medicio dove venivano svolte le riunioni di un clan mafioso intero. Se, come voi potete notare, il punto di vista da casa, non la casa, da dove si incontravano, è un punto di vista altissimo. Cioè parliamo di un capomafia che ha bisogno e ha voglia che tutti sappiano dove abita, perché quello lì è il luogo che è deputato al potere, lui è lì più in alto di tutti. Oggi non è la stessa cosa, siamo sempre in provincia di Lecco, siamo alla casa di Franco, parliamo sempre di boss mafiosi, 'ndranghetisti in piena Lombardia, e come vedete in termini di visuale siamo scesi di parecchi metri, nel senso siamo dentro un territorio che è di una normalità, di una banalità, di una prossimità, perché esiste un problema di prossimità che noi siamo posti. Come facciamo a raccontare questa prossimità che esiste oggi di un territorio in cui accanto a casa nostra, però dico, cioè esiste un problema di prossimità, e questo problema di prossimità noi ci siamo posti, abbiamo cercato di raccontarlo in questo modo. E naturalmente siamo andati nelle immagini che vedrete nella mostra, se le avete viste, trovate tutte queste grandi immagini viste da casa dei boss, in cui noi ripercorriamo una fetta molto grande, molto vasta del paesaggio italiano. Qui siamo a Case Rosse a Milano, altra zona in cui è percepibile un'inquietudine in termini di luogo in cui siamo, un luogo di spaccio, un luogo in cui c'è una invasività delle famiglie mafiose in quello spazio, è piuttosto evidente. Qua siamo al centro di Roma, voglio dire, parliamo di 300 metri dal Quirinale, parliamo di una delle zone più riconosciute all'interno notate la differenza, voglio dire. E quindi questo tipo di immagini per noi sono importanti, perché ci hanno accompagnato in un viaggio all'interno del paesaggio italiano in cui, attraverso la modalità in cui i mafiosi stessi si pongono in relazione col territorio, noi scopriamo anche quanto le mafie sono cambiate.
Qui siamo vicino Torino, San Sebastiano da Po', naturalmente però un'immagine di nebbie e di rapporto con un'opacità diffusa è molto importante. E di nuovo altre viste a Casal di Principe, eccetera. Ora, questa qui è tutta una parte del lavoro che voi ci tenevamo che noi la vedete, parlarne con voi perché è presente qui naturalmente in mostra. E, sì, cioè intanto sì, potrebbe aver senso se alcuni di voi hanno, visto che ovviamente non abbiamo più tantissimo tempo, hanno voglia di dialogare con noi e farci delle domande, che noi sennò possiamo anche andare avanti per un sacco di tempo. Quindi se vuoi avere domande, sì. E poi se ci sono. Anche su, cioè, se vuoi, cioè non so, noi possiamo andare avanti sul metodo, nel senso noi abbiamo lavorato molto su con una serie di metodi, però appunto vi esorto a partecipare. Mi faccio dire metà della presentazione. Questo secondo me è messo molto bene nella presentazione, il fatto che ci avete raccontato un modo di lavoro, la fotografia come sistema di ricerca, la fotografia e il pensiero, la critica, insomma, è messo molto bene tutto il processo di indagine. Quindi il modo in cui avete cercato lentamente di trovare il modo per raccontare, per trovare una narrazione su qualcosa di immateriale. Ci sono domande? Allora forse potete concludere e poi... Ma io volevo sottolineare una cosa. Cioè l'impressione che ho che se non ci fosse la vostra narrazione, io l'ho vista e sono passata molto velocemente, non sono state foto che mi raccontavano qualcosa. Cioè mi sembra, avendo io come professione quella ex giornalista, che sono in pensione, cioè delle foto come supporto al testo, il testo è la vostra narrazione, la vostra ricerca, eccetera. Quindi ecco, uno squilibrio diciamo della parola rispetto all'immagine, anche se poi l'immagine dà forza alla parola ovviamente, però ecco, io noto che più che una mostra di foto è più un saggio interessantissimo sulla mafia supportato dalla foto. Beh, diciamo che noi la vediamo in un altro modo naturalmente, però in qualche modo è verissimo, no, in un altro modo, nel senso che per noi, cioè, il valore delle immagini esiste naturalmente, però è verissimo che il nostro lavoro è tutto centrato sul rapporto tra testo e immagini, nel senso il rapporto tra testo e immagini è fondamentalmente la spina dorsale di tutto il lavoro e anche noi ci teniamo, cioè la parte che Alessandro faceva vedere di questa modalità di fruizione che noi proponiamo all'interno di una mostra, cioè avere in mano un riferimento testuale che permette al visitatore di avvicinarsi alle fotografie senza nessun tipo di riferimento testuale e guardare e porsi delle domande, poi poter leggere di che cosa si tratta, cosa narrano, cosa in qualche modo a cosa fanno riferimento quelle immagini fotografiche, permette secondo noi allo spettatore di ritornare a quelle immagini con una coscienza diversa e quindi quando un semplice campo giochi che non ha nessun tipo di valore e visivamente nessun tipo di relazione con i fenomeni mafiosi viene poi interpretato e si aggiungono le informazioni testuali, ritornare a guardarlo cioè implica in qualche modo per come la vediamo noi è uno stimolo a ricrearsi una nuova iconografia delle mafie fatta di territorio, di paesaggio eccetera eccetera. Poi c'è un'altra cosa che vorrei aggiungere velocemente, nel senso che per quanto riguarda per noi se noi ci immaginiamo questo lavoro che sarà, che senso avrà fra 20 anni, no? Dove tutto sarà invecchiato, le date delle foto, le storie, tutto quanto, ce lo siamo posto da subito questo problema, ci siamo chiesti che senso ha, e man mano che lavoravamo ci siamo resi conto che le storie di mafia erano il nostro modo per decidere quali itinerari fare viaggiando attraverso l'Italia. Nel senso che il progetto ha un sottotema che probabilmente durerà ancora di più del tema mafioso, che è quello di fare
un'esplorazione del paesaggio italiano oggi e provare a suggerire una simultaneità di luoghi molto diversi per vedere come è stato costruito, come è cambiato, cosa è rimasto, di quanto è stato trasformato. È anche un discorso proprio di rilievo del territorio, che aspetto ha il paesaggio italiano in determinati luoghi che quasi mai vengono accostati per raccontare una simultaneità di quel tipo, e forse la presenza mafiosa è una chiave di lettura triste ma adeguata per andare qui e qui, laddove non fare mai un viaggio in quei due posti se non per quella ragione, in sostanza. Però la forma del paesaggio è una ragione. Però questo, solo una cosa veloce, questo è un elemento. L'altro elemento è veramente provare a ragionare proprio in termini iconografici su in materia di immagini che sono completamente diverse da quelle a cui siamo abituati. Perciò, cioè, anche semplicemente riuscire a destabilizzare attraverso una visione normale del fenomeno, per noi è già un ottimo risultato, perché significa accorciare le distanze, far sentire il problema molto più prossimo, e quindi mi rendo conto che può essere destabilizzante non avere delle immagini evidenti e che hanno bisogno di così tanto supporto testuale, però è anche uno degli obiettivi quello di riuscire in questo, in questa cosa. Non voglio fare una domanda, voglio dire una cosa. Mio padre ha lavorato per l'antimafia e il risultato è stato che io praticamente non sono riuscito a vedere Il Padrino, a leggere Gomorra, a vedere la serie di Gomorra. Io ho proprio fin da piccolo un'allergia, cioè mi fa paura, per me non c'è niente di eroico. E oggi voi avete parlato di eroismo invece in un altro modo, che non è quello, il modo in cui di solito si parla di eroi quando si parla dell'arte sulla mafia, che sono le persone che combattono la mafia. Io neanche ci ho pensato, perché devo avere proprio delle rimozioni grosse, no? E ho avuto proprio la sensazione che voi mi spiegaste una grossa parte della mia vita, no? E volevo dire che questa è una cosa personale della mia famiglia, mi fa impressione parlarne anche davanti a delle persone che conosco. E prima volevo fare una domanda provocatoria e dire: come fate a sopportare tutta la pornografia che c'è nella fotografia? Mi sembra che abbiate delle idee così chiare, e mi piacciono ancora di più per come le avete esposte oggi, che deve essere insopportabile quando uno arriva a una definizione così precisa di quello che vuole vedere, di quello che vuole mostrare, vedere la costante pornografia che cercano i fotografi normalmente, no? E allora, non so, è come se l'intervento della signora fosse una proiezione di una mia fantasia, no? Proprio il motivo per cui si saltano certe cose nei musei è proprio perché non c'è eroismo e non c'è pornografia. E se fosse successo a me, io avrei pensato: sono io che non mi sono fermato, cioè non è quella cosa che non mi ha fermato. Ma nel senso, cioè, effettivamente noi in un modo meno cristallino, però abbiamo cercato proprio di se non fuggire dalla cosa mostrata come chiave di realizzazione di immagini fotografiche, quantomeno di pensare come farlo. E perché ovviamente poi, appunto, io non sono un fotografo, loro sono dei fotografi, è anche una cosa che racconta come abbiamo lavorato, nel senso che diciamo, un elemento molto grande che fa sì che siamo in tre e che io non si capisce che sto a fare qui è che comunque sia, diciamo, sia quella cosa che vi dicevo, nel senso che istintivamente abbiamo pensato bisogna essere in più di uno perché è troppo complicato e quindi bisogna ragionare con più persone, molto molto più pensate. E poi c'è una cosa che sia come abbiamo lavorato insieme noi tre, sia come Tommaso e Alessandro lavorano quando non lavoriamo insieme ma lavorano per conto proprio, noi condividiamo questo pensiero tutti e tre, che tanto di una fotografia si gioca, almeno di certe fotografie si gioca prima che venga scattata. Cioè il lavoro che porta a fare la fotografia è un elemento molto importante ed è un terreno in cui noi abbiamo trovato un confronto stimolante per tutti quanti, non togliendo poi la soddisfazione personale perversa di poter liberamente dire a dei fotografi: questa foto fa schifo, perché fa parte del lavoro che stiamo facendo insieme, e quindi glielo puoi dire senza pudore, insomma. Ma tolto questo, è proprio un discorso che si investe in delle fasi diverse, cioè lo scatto, ma c'è prima dello scatto, c'è anche quanto succede dopo lo scatto, insomma. Per
cui sì, noi mostriamo molte cose come le lettere, per dire, no? La lettera di Leonardo, tra le foto abbiamo scattato anche delle foto molto belle, che però erano quelle che avevano un'evidenza del tipo, mi ricordo questa foto che abbiamo scattato in un posto bruciato, cioè c'è stato un dito, un camorrista vivente, la cosa che gli succede è che Sabino dice immediatamente di vanno a bruciare casa. E noi siamo andati a casa di questo pentito e abbiamo fatto questa immagine di garage, erano due, tutte e due le immagini erano tra le più belle forse che avevamo, tra le più forti, anche piene di segni, piene di significato. Però appunto ci sembrava di andare un po' nella direzione che diceva Francesco prima, che è una direzione da cui siamo rimasti distanti un po' anche per una scelta di concetto. Cioè, se posso dire, una foto come quella c'era, si vedeva, era molto espressiva, perché c'era il salotto mezzo bruciato, mezzo no, si vedevano oggetti sugli scaffali che suggerivano... Era una foto che dalla zona, quando la guardavi, era già tutta una risposta. Esatto. Per cui non stimolava nessun tipo di riflessione e ragionamento, anzi andava a togliere il ragionamento delle altre immagini. E mi rendo conto che poi magari per chi guarda le fotografie è uno sforzo ulteriore da fare, però è quello che ci piace. Vi ringrazio. Grazie.